ritorno in politica? Fermi un attimo, ragazzi. La domanda a Marrazzo è diretta. Tornerà a fare politica? Uno si può dimettere se sbaglia, e io ho sbagliato, sia nei confronti della mia famiglia e di chi aveva fiducia in me. Erano sbagli personali, ma ho sbagliato, e quando un uomo pubblico sbaglia ha una sola cosa da fare: dimettersi. E io l'ho fatto. Ti puoi dimettere da un incarico, ti puoi dimettere da un incarico che ti è stato dato dagli altri o dal tuo editore, però non ti puoi dimettere dalla vita. Qui non c'è nessun ritorno, Alberto, è continuare a fare quello uno che ha fatto. Se si tratta di un incarico, no, non sono alla ricerca di nessun incarico, e in questo momento non penso di aderire a un partito, ma se un partito mi invita a parlare di politica o di temi importanti, io credo che da lì non mi devo dimettere, ma devo solo stare con gli altri. Oggi sono venuto come privato cittadino, ex presidente, questo sì, lo rivendico. Che c'è, manca la politica? La politica, guardate, se la politica è solo stare in Parlamento in 3 giorni o stare in un incarico, devo dirvi la verità, non mi manca. Se la politica è continuare a stare tra i cittadini, parlare con loro, lo sapete che mi fermano per strada e mi parlano ancora delle cose che abbiamo fatto insieme ai miei assessori, ai miei consiglieri. Ma quindi vuole ritornare in politica? C'è cosa vuol dire ritornare in politica? Vuole ritornare di nuovo ad assumere una carica politica? Io non voglio assumere nulla. Vede, la politica è anche elaborazione. Lei lo sa cosa? Quante cose ho imparato facendo il presidente della regione, quante persone ho incontrato. Lei sa quanti problemi con gli amici che hanno lavorato con me, e lo sa che ancora oggi i cittadini si rivolgono. Ecco, allora, se ma la lei politica... pensa che la vicenda di Via Gradoli possa essere dimenticata dall'opinione pubblica? Io non voglio che si dimentichi nulla. Quando uno sbaglia non deve mai far dimenticare, perlomeno io non voglio dimenticare i miei errori, però nello stesso tempo lei lo sa, non si vive di soli errori. Ma ci ha pensato tanto prima di accettare l'invito? Sì, perché sapevo che comunque ci sarebbe stata un'attenzione mediatica superiore al valore della mia persona. Senta, Presidente, la vicenda di Berlusconi è analoga alla sua vicenda? Guarda, prego. Presidente, secondo lei ritornerà in politica? A darci questa autorizzazione. Io ci ho anche parlato. Voglio ringraziare tutti gli attivisti che si sono mobilitati. Perché purtroppo tutto è capitato il gruppo dirigente dell'Italia, non mi pare dimentichi. Parlo del nostro segretario regionale Vincenzo Maruccio. Io credo che abbia pagato anche molto. Dei nostri consiglieri, questo, Claudio Bucci. Sono quelle questioni che difficilmente la Rodano, riesco la a Tedeschi, avrei dovuto nominarle. Secondo per lei ci sono delle analogie con la vicenda di Berlusconi? Anche Berlusconi è sotto ricatto come lo era Marrazzo per la vicenda di Berlusconi. Io ce lo trovai quando 6 anni fa. La vicenda Berlusconi, non ci sono stati omicidi. E voglio ringraziare altresì, sì, però è sotto ricatto, comunque se ne approfittano di una debolezza. La debolezza di Marrazzo era quella dei trans, la debolezza di Berlusconi, che dovrebbe essere anche lui presente questa sera. Che oggi il tema del dibattito è un altro. Dopo ne parleremo. Di Bossi, lui ha parlato però di moralità anche nella destra, il suo convegno di novembre ne parlerò. Secondo lei si dovrebbe dimettere oppure no? Rappresenta il no. sale della democrazia. Il giudizio su Berlusconi viene dato su vicende, per carità, scabrose, quello che volete, ma ci stanno delinquenti autentici in circolazione e non vengono perseguiti. Secondo lei perché il presidente Berlusconi però alla conferenza con Zapatero disse di non conoscere questo Tarantino o Taraldini e invece adesso si scopre che è un suo amico a cui elargisce soldi? Credo che nelle sedi internazionali si deve parlare delle questioni che si vanno a fare. Però lì mentì pubblicamente dicendo che questo Tarantini non lo conosceva affatto. Com'è che adesso finisce per essere invece un grande amico? Lei mi sta ponendo una domanda su una questione che non ho seguito, quindi non so dire. Lei no, quindi sembra che non si deve dimettere e non c'entra niente con la vicenda di Marrazzo. Se si perdona la vicenda Marrazzo, per cui si dice lui può ritornare in politica perché l'hanno scritto i giornali, perché si sancisce che il privato e non è pubblico, perché non vale ma anche lui non ritorna in politica, infatti la sua scelta, non perché qualcuno glielo impedisca.
Lei quindi è convinto che Berlusconi può rimanere lì al suo posto? Non vedo un mago che migliori la situazione al posto di Berlusconi. Bersani o Di Pietro, non mi dica che i mercati impazziscono, si strappano i capelli, meno male sono arrivati loro, insomma, no. Credo che non ci sia in Italia gente che possa fare sto mestiere con più affidabilità per i mercati. Berlusconi è ricattato o no? Come lo era Marrazzo per Io spero di Agrado. Spero di no.